Facciamo, chiudiamo con una un po' turbolente, però è molto bella perché non ha nessuna, diciamo, volgarità, e la rappresentazione di una Napoli che ormai non c'è più, è quella dei mercati, quella delle voci, degli ambulanti, quella che ha raccontato, faceva un po' di propaganda, Gennaro nel suo stupendo libro, quella che infatti più volte abbiamo fatto delle cose insieme e quindi mi sembrava la persona più adatta. Aruba di Cinizia, questa è la parola. Perché voi avete sentito anche i suoi pezzi,
che si legano perfettamente a questa tradizione e che sono bellissimi. Lui non so che cosa dirà, non so che cosa dice mica il figlio d'arte, ma io ho la sensazione che quando Napoli è stata invasa dalla volgarità di certe canzoni, da quando abbiamo fatto passare per canzone popolare invece quella che era in qualche maniera l'espressione della volgarità e non dell'arte, abbiamo in qualche maniera impoverito un patrimonio straordinario. Io lo ringrazio, ma non ce ne usciamo così, ovviamente, perché lui è venuto e noi nel momento in cui è venuto non solo lo ringraziamo, ma credo che l'arte vada anche in qualche maniera sostenuta. Il progetto che io ho fatto partire come me, perché voi lo sapete, nel momento stesso in cui abbiamo presentato il libro mio, io dissi che Spazio Cultura Italia è un progetto per giovani e che in qualche maniera investe. E anche il papà in qualche maniera ha messo del suo in questo progetto dei giovani. E così è nato questo libro, il secondo della nuova casa editrice, che sta camminando, però ha bisogno di essere sostenuto. A prescindere da questo libro è bellissimo quello di me, perché porta tutta l'originalità del suo percorso e anche il sentimento che in maniera diversa con la letteratura ci passa. Mimì mi diceva, e io lo ringrazio, che il libro, come è successo per me, invece che 15 come sta in libreria, a noi lo farà per 10. Per cui stasera noi prendiamo il libro e lo leggiamo. Poi, ovviamente, no, deve ritornare a parlare insieme a noi del libro, perché anche perché prima della fine dell'anno pastorale, che a giugno lo vogliamo ancora fare. Ebbene, grazie. La canzone che vogliamo presentare, che ha voglia a divertirci anche voi, venite e farlo, e cerchiamo un po' di fare tutte quelle canzoni. Facciamo il concerto di chiusura dello